Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi con Topografo vedremo come poter esportare tutto il nostro progetto realizzato in un formato file DVGTXF. Difatti qui ho la possibilità di andare nel menu Home, andare su la voce DXF DVGOut e si apre una finestra che mi permetterà di definire quelli che sono dei parametri di esportazione per il mio file DVGDXF. Innanzitutto, come vediamo, c'è la possibilità di poter andare a gestire quelle di includere o meno immagini raster, cioè all'interno di Topografo io ho avuto la possibilità di caricare delle mappe, però in questo caso voglio eventualmente esportare un DVG o un DXF includendo le immagini o escludendole. Posso ovviamente scegliere dei parametri di gestione relativi ai punti topografici, quindi dare una formattazione ben precisa al punto topografico, se inserirlo come blocco CAD, se caricare degli attributi specifici dal punto topografico, oppure eventualmente andare a gestire le singole entità rispetto a punto, nome, descrizione, codice, eccetera, come layer distinti. Quindi mi dà la possibilità piena di gestire questi parametri. Inoltre ho la possibilità di scegliere la versione di CAD che posso e voglio andare a salvare, e quindi dalle versioni più vecchie di AutoCAD fino alla versione 2010. E in più ho la possibilità di poter scegliere se la dimensione dei fattori dei testi come opzione generale, oppure in caso in cui io vada a sviluppare delle curve di livello, trasformarle quindi in B-spline, che sono curve un poco più morbide, ondulate, oppure convertire in DXF 2D, cioè portare tutto il piano a zero, scegliere i punti CAD come simboli croce, o eventualmente esportare solo le entità selezionate. In questo caso io dovrei andare prima a selezionare gli oggetti e poi avviare esporta su DXF DVG. Una volta che ho settato il mio parametro, lo posso salvare e fare un file salva di configurazione in modo da poterlo richiamare in qualsiasi momento dall'archivio, in modo da poterlo poi utilizzare ogni volta che mi serve. Fatto questo, faccio crea DXF DVG e mi vado ad esportare il mio DXF o il mio DVG. Infatti io posso andare a scegliere appunto il percorso dove voglio salvare il mio DXF, scelgo il formato DXF DVG a questo punto e posso andare a dare un nome al mio file. Diamo il nome al nostro file 2024 2024 e quindi io posso salvare il mio file. Una volta che ho salvato il file, posso aprirlo con qualsiasi CAD che lavoro con formato DVG. Andiamoci a scegliere per esempio GCAD, il nostro CAD, e lo andiamo quindi poi ad aprire direttamente nel nostro CAD in modo da poterlo lavorare normalmente come se fosse un classico disegno DVG. Quindi vado su Apri, andiamo sul nostro percorso desktop dove avevamo scelto il formato, eccolo qui, cioè 2024, ok. E ecco qui tutto il nostro disegno caricato e ogni entità, se andiamo ad aprire le proprietà dell'oggetto, possiamo tranquillamente andare a vedere le caratteristiche le caratteristiche appunto del mio oggetto, elemento che sto considerando.